Ragazza e un ragazzo che scherzano, ballano, no? No, un movimento sexy, no? La famosa canzone passa anche da noi romani, insomma. Ma cosa ci insegna? E tutte le persone guardano, no? Ma scherzano, ridono, ovviamente, sono due ballerini, cioè, ovviamente non c'è malizia in questo, poi anche se ci fosse chi se ne frega. Poi a Parigi sono abituati, insomma. Però voglio dire, sono molto più aperti, molto meno, se vogliamo, retrogradi che in certe zone d'Italia. Comunque, detto questo, non mi importa questo. Sì, certo, è un mondo molto libero, il mondo parigino, lo sappiamo, c'è una cultura della laicità. Profonda, radicata, da noi no, meno. Non so, dipende dai punti di vista. Certamente loro hanno avuto la rivoluzione francese, hanno avuto Napoleone, noi abbiamo avuto la Chiesa Cattolica che ha radicato dei valori, principi nel territorio profondi, a differenza di quello che ci dice l'anticlericalismo. Io insomma sono abbastanza scettico davanti a queste rivoluzioni culturali. D'Amblé, ma detto questo, cosa ci insegna questa foto? Questa ragazza esprime la sua sensualità, no? Sensualità giocosa, sensualità pura, no? Una sensualità. Questi si divertono, ballano, si divertono come se fossero in discoteca. Le persone guardano, non con la malizia di andare a un nightclub, che poi non ci sarebbe niente di male, moralmente, cioè moralmente parlando, dipende da. Vabbè, comunque. Cosa succede? A differenza del mondo. Quello di là dal Mar Rosso, lì, penisola, sappiamo quale, no? Mi viene in mente Hamas, mi viene in mente il mondo, un certo tipo. Poi questa è una società multiculturale, multietnica. Cioè l'Occidente è veramente, cioè questa foto dimostra che l'Occidente rappresenta il mondo libero. Con tutti i paradossi, attenzione, ma qua esiste, cioè qua la donna è libera. È libera. È quello che voi non capite del 6 ottobre. Capito? Invece la donna è stata il 6 ottobre, 6 ottobre va al di là del significato di un mero.